Hai mai sentito parlare di effetto Matilda? Si usa questa espressione quando a una donna o una scienziata non vengono riconosciuti i meriti di una grande scoperta che ha fatto e vengono invece dati a un uomo. Un fenomeno che oggi è molto meno diffuso rispetto al passato, ma purtroppo in alcuni casi ancora presente. Il nome effetto Matilda venne dato dalla storica della scienza Margaret Rossiter-Dall nel 1993, dopo che studiando biografie, dati, nomination a premi Nobel e così via, si accorse che esistevano decine e decine di storie di scienziate che a partire dall'antichità erano state sistematicamente escluse dal mondo scientifico o a cui comunque non erano stati dati i riconoscimenti che meritavano. Ma perché proprio Matilda? Questo nome deriva da Matilda Joslin Gaga, una suffragetta vissuta negli Stati Uniti nel XIX secolo, che nel 1870 scrisse Woman as Inventor, un saggio in cui raccontava come diverse scoperte fatte da donne venissero spesso attribuite ai mariti o altri uomini e comunque non a loro, per pregiudizi, schemi sociali e per la scarsa indipendenza, sia sociale che economica, di cui godevano, che limitava la loro possibilità di scelta e di azione. Di questo fenomeno esiste anche il corrispondente maschile, chiamato Effetto San Matteo, in riferimento alla parabola dei talenti dell'Evangelista Matteo, che afferma: «Toglietegli il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Con questa espressione ci si riferisce al fatto che spesso viene data poca considerazione a lavori incredibili solo perché fatti da professionisti, scienziati poco famosi, e magari ne viene data tantissima a lavori peggiori solo perché fatti da persone più famose. Ma torniamo al nostro effetto Matilda e a due storie che nel tempo si sono prese la rivincita per essere state escluse dai riconoscimenti per scoperte grandiose e rivoluzionarie in campo scientifico e medico. La prima è quella di Rosalind Franklin, che dobbiamo ringraziare se oggi conosciamo la struttura del nostro DNA. Rosalind era una ricercatrice appassionata in un ambiente troppo maschilista per riconoscere le sue competenze. Nel 1945, dopo aver ottenuto il dottorato all'Università di Cambridge, si trasferì a Parigi e si specializzò nelle tecniche di diffrazione dei raggi X. Tutto questo mentre il mondo scientifico era impegnato a scoprire la forma e la funzione del DNA. Lo so, sembra una cosa lontanissima da noi, visto che ormai abbiamo innumerevoli informazioni e la struttura del DNA la studiamo anche a scuola. Rosalind viene chiamata a Londra per studiare la struttura del DNA insieme al ricercatore Maurice Wilkins. Ma i due non vanno d'accordo. Wilkins la vorrebbe nel ruolo di assistente, mentre Rosalind conosce le sue competenze e si ribella, diventando intransigente tanto da essere chiamata la terribile Rosie, che però continua a lavorare e perfezionare la diffrazione a raggi X, che la porterà per la prima volta nella storia della scienza a fotografare il DNA, ottenendo immagini incredibilmente chiare e scoprendo così la struttura a doppia elica della molecola. Nel frattempo a Cambridge altri due ricercatori di nome Crick e Watson stanno lavorando al DNA, costruendo modelli tridimensionali. Ma servono più informazioni, che chiedono a Rosalind con arroganza. Lei si rifiuta categoricamente, quello è il suo lavoro. Wilkins però, senza alcun rispetto, mostra loro di nascosto la foto scattata da Rosalind, che è esattamente la prova sperimentale che Watson e Crick attendevano per pubblicare il loro lavoro. Nel 1953 questo lavoro viene pubblicato sulla rivista Nature e Rosalind pubblica un articolo in cui mostra le sue immagini a conferma della loro tesi, senza sapere però che quella teoria era stata formulata grazie ai suoi dati sperimentali rubati. 5 anni dopo, nel 1958, Rosalind muore a soli 37 anni per un tumore alle ovaie, probabilmente causato dalla continua ed eccessiva esposizione ai raggi X. E dopo altri 4 anni arriva l'ingiustizia finale. Grazie alla scoperta della struttura del DNA, Watson, Crick e Wilkins ricevono il premio Nobel nel 1962. Rosalind non viene nemmeno citata e addirittura Watson parlerà di lei nel libro La doppia elica, descrivendola con espressioni offensive e umilianti. La sua rivincita però è la passione per la scienza e il contributo che la sua scoperta ha dato alla ricerca scientifica e per la cura di moltissime malattie. La seconda scienziata di cui ti parlo oggi, che purtroppo è stata vittima dell'effetto Matilda, è Nettie Stevens, la genetista che scoprì i cromosomi sessuali. Nata nel 1861 in Vermont, Nettie fu una delle prime donne a occuparsi di scienze biologiche. Si laureò in 2 anni invece che in 4 in uno dei pochi college che all'epoca erano aperti anche alle donne. La grande scoperta arrivò, pensa, studiando i vermi della farina. Nettie si rese conto che lo sperma dei
maschi conteneva sia il cromosoma X che il cromosoma Y, mentre le cellule riproduttive femminili solo il cromosoma X. Con questa scoperta si capì che il genere sessuale dipende dal patrimonio genetico di un organismo. Continuò per moltissimo tempo a fare studi su moscerini della frutta, insetti vari, ma non le venne mai riconosciuto il merito di quelle scoperte. Merito attribuito tutto a Thomas Hunt Morgan, genetista famosissimo dell'epoca, a cui Netty, ingenuamente, aveva inviato le sue ricerche per chiedere un parere. Morgan continuò gli studi di Netty e, grazie a quelle ricerche, nel 1933 vinse il premio Nobel per la fisiologia e la medicina, definendo Netty, insieme agli altri colleghi, una buona tecnica di laboratorio. Netty morì di cancro al seno nel 1912, senza veder mai riconosciuti tutti i suoi meriti. Ma Rosalind e Netty sono solo due dei tantissimi esempi o nomi che si potrebbero fare. Come abbiamo detto all'inizio, questo è accaduto e può accadere anche agli uomini. Ma non si può negare che nella storia il numero di donne tenute ai margini del mondo scientifico è altissimo. Per molto tempo, infatti, le materie scientifiche, chiamate anche STEM, non sono state ritenute adatte a loro. Oggi stiamo assistendo a un'inversione di rotta, ma purtroppo non così netta come pensiamo. In tutta l'Unione Europea, infatti, le donne sono ancora sottorappresentate nei percorsi educativi scientifici. In UE ci sono circa 21 laureati in materie STEM ogni 1000 giovani tra i 20 e i 29 anni, e di questi solo il 14,9% sono donne, mentre gli uomini sono quasi il doppio, il 27,9%. Riconoscere il merito di queste scienziate e scienziati è il primo passo per costruire una società che valorizzi davvero il sapere scientifico.